spazio visivo veramente ampio e diciamo colpisce. Ci guardavamo con Fabio perché su alcune cose, sulla cartellonistica smart e sull'andare sul territorio a indicare i punti di interesse, forse qualcosa abbiamo fatto. Ecco, adesso il prossimo interlocutore sarà Alberto Montesi, che ringrazio di essere qui. Grazie a voi. E chi è Alberto Montesi? Alberto Montesi è il fondatore e CEO di BikeBee. Devo dire che prima ti avevo chiesto quella cosa, spero che ti ricordi, di provare a chiedere al pubblico per poter far vincere anche diciamo una piccolissima cosa che però è anche utile come protomo per quello che direi. E quindi andiamo a chiedere al pubblico in pochi secondi se sa più o meno, e qui vinceranno i tre fortunati che rispondono, qual è la percentuale di persone che vanno, carabinieri, polizia, vanno dai carabinieri della polizia a dire mi hanno rubato la bicicletta. A denunciare il furto della bicicletta. Così, random, chi vuole dire qual è questa percentuale, coloro che indovineranno la percentuale vinceranno un piccolo sistema di marchiatura della bici che servirà contro i furti ed è il livello base di BikeBee. Per alzata di mano facciamo rispondere 6-7 persone. 3%. Non dico nulla, lo diciamo dopo. 1%. Siate un po' più così. Non troppo pessimisti, anche se io prima di leggere la tua slide, cioè si è verificato che ero molto vicino. No, sono quelli che diciamo, sono i dati che vengono fuori dalle ricerche, poi quelle ricerche come siano state condotte. Esatto. Perché dopo ho anche spiegato qual era la nostra idea. Non so, non volete partecipare, non volete vincere di più. Diciamo che è a doppia cifra. Possiamo anche andarci vicino, dai. Sì, diciamo siamo molto vicini. Siamo molto vicini. Altri? 20. Beh, i relatori che sono qua, anche i relatori possono. Io ho la bicicletta. La bicicletta vorrei. Se avere la bicicletta, esatto. Se mette 1 su 5 va vincere. Esatto, 1 su 5. Questa è un qualche cosa, naturalmente poi la presentazione, come sai, è libera, devo dire che anche per colpa mia che non sono tanto ferrato magari fare gestire serate come queste, i minuti stanno un po' scappando via, quindi vi pregherei di essere un po' più rapidi. Però allora, a mio avviso, vedendo anche il mio ruolo è quello anche di parametrare un po' i vostri interventi sulla realtà sandonatese, io personalmente conosco molte persone che non vogliono prendere la bicicletta e lasciarla vicino alla metropolitana per un problema basico, cioè il tornare indietro e non trovare la propria bici è qualcosa che a Sandonato accade molto spesso. E quindi sì, il furto, per quello che diciamo la realtà di BikeBee, con tutto l'interesse che c'è dietro, perché veramente è una diciamo proprio scienza applicata diciamo così a contrastare il furto delle bici, ma è il non so, a volte le diciamo innovazioni più basiche sono quelle principali, cioè io che ho certezza di ritrovare la mia bici quando ritorno dal lavoro o dalla scampagnata o dalla gita a Milano, perché i sandonatesi vedono la città di Milano come arrivo, e però visto che c'è la metropolitana non è a San Donato, è a Milano, perché la diciamo dicitura San Donato prevede già debordare dentro il comune di Milano, però è una cosa fondamentale, cioè il ritrovare le proprie bici e soprattutto il modo in cui questo può essere fatto. Quindi adesso ti lascio parlare, però diciamo questa idea di considerare la bici come uno strumento che deve essere difeso come incolumità della propria abitazione o la propria auto, direi che è un passo fondamentale. Sì, allora noi sostanzialmente abbiamo un obiettivo ovviamente in testa, che è quello sostanzialmente di liberare le città dalle macchine, o quantomeno ridurre moltissimo il numero delle macchine, quindi rendere città più vivibili, meno inquinate e quindi con diciamo più abitabili anche per tutta la popolazione, e ridurre ovviamente l'impatto sulla salute del cittadino che si oramai sta diventando abbastanza pesante. È ovviamente un obiettivo ambizioso che passa sicuramente, non è probabilmente l'unico perché ci sono anche altri problemi, ma passa per il furto.
Quindi ci siamo concentrati, almeno io mi sono concentrato, sul trovare una soluzione che potesse in qualche modo, una soluzione organica, una soluzione che parta da un punto per arrivare a, per coprire poi tutta diciamo, la filiera del furto. E da lì nasce appunto BikeBee, che sostanzialmente è composta da, la soluzione al problema è composta da una soluzione abbastanza complessa, perché deve essere accessibile da qualunque device che usiamo tutti i giorni, quindi computer, iPad, cellulare e così via. Deve essere assolutamente moderno, perché ovviamente deve sfruttare, deve poter far leva le potenzialità della tecnologia che abbiamo oggi a disposizione. Efficace, perché appunto, come dicevo prima, deve seguire il cliente nella sua esperienza dall'acquisto della bicicletta fino al ritrovamento della bicicletta. Deve essere completo, perché deve risolvere effettivamente il problema, e questo per esempio passa anche tramite accordi sul territorio, con i comuni. Ecco, questo è un fatto molto interessante, dopo magari approfondiamo questa visione. E ovviamente deve essere diffuso, perché possa essere, perché se lo conosci lo eviti, no? Nel senso, può funzionare e deve funzionare anche come un deterrente, oltre che come uno strumento per ritrovare la tua bicicletta o ricongiungerti alla tua bicicletta. La soluzione passa per sostanzialmente, proprio in soldoni, un registro digitale che è consultabile sia da applicazione, sia da sito, sia da iPad, sia da qualunque altra cosa, completo, quindi un registro vero e proprio con tutte le funzionalità. C'è anche il passaggio di proprietà, che al contrario di quello che siamo abituati a fare, con il passaggio di proprietà si fa in pochi secondi ed è totalmente gratuito. Torno su. È totalmente gratuito, così come il registro stesso è gratuito. È accessibile a chiunque, perché anche una persona non registrata può consultare. C'è un feed, quindi vuol dire una pagina dove io posso filtrare, un po' come si fa su un sito di e-commerce, per taglia piuttosto che per tipologia di vestito, piuttosto che per marca, io posso filtrare i furti delle biciclette. Quindi io posso vedere nella mia zona, in Italia, in una regione, in una via, posso vedere quante biciclette sono state rubate, di che tipo e quando, volendo. Okay? Ovviamente poi ci sono, a questi vengono associati dei prodotti, che sono dei prodotti di marchiatura, tre prodotti di marchiatura e un prodotto che è un tracker che, a differenza di tutti quelli che sono in commercio oggi, non usa un GSM, usa una tecnologia IoT, Smart City, chiamiamola come ci pare, che ovviamente il vantaggio più grosso che dà è il fatto che la batteria, anziché durare 3, 4, 5 giorni, dura 6 mesi. E questo ovviamente in caso di furto dà una garanzia molto più alta di poter ritrovare la bicicletta. Andando avanti, questo è, ovviamente noi le biciclette come vengono ritrovate? Vengono ritrovate o tramite un GPS, quindi il terminale che abbiamo, un terminale che ha un sistema di localizzazione, oppure anche tramite il coinvolgimento della comunità. Noi, ovviamente, chi si iscrive gratuitamente si deve scaricare l'app. Tramite l'app noi mandiamo notifiche dei furti che succedono nelle prossimità, mandiamo notifiche dei furti che succedono a chi sta nelle prossimità del furto. Quindi, se la bicicletta è marchiata, è semplicissimo riconoscerla, nel senso che io posso andare, mi arriva una notifica, vedo la foto della bicicletta, passeggiando vedo una bicicletta che potrebbe assomigliare a quella che ho visto nella foto, mi avvicino, scannerizzo la bicicletta, se è lei, l'applicazione te lo dice, se non è lei, come amici come prima, nel senso continuo a camminare, vado avanti. Se invece la bicicletta che è stata rubata è proprio quella, io posso scrivere direttamente al proprietario della bicicletta e posso mandargli una foto dello stato della bicicletta, così lui possa poi, ovviamente,
fare qualcosa per recuperarla. Questo qualcosa lo facciamo anche noi, perché noi abbiamo anche un customer service H24 che supporta i clienti che sono nella condizione di poter recuperare la bicicletta comunicando con le forze dell'ordine. Gli accordi sul territorio che sono questa è una fase molto interessante, sono molto importanti, perché ovviamente sono l'ultimo miglio, nel senso che è il pezzo che ti permette di recuperare la bicicletta, passano per quello che noi chiamiamo, noi diamo sostanzialmente il registro gratuitamente alle amministrazioni locali in white label, che vuol dire personalizzati con i colori del comune, e il comune si prende l'onere di promuoverlo sul territorio, di promuovere la cultura della registrazione, ma soprattutto della marchiatura delle biciclette, perché una bicicletta registrata ma non marchiata difficilmente può essere ritrovata, perché diventa difficile riconoscere la bicicletta, crea delle complessità in più che ovviamente la polizia municipale, come tutte le altre forze dell'ordine, non vogliono affrontare, perché sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo. E in più ovviamente spingono le forze locali a utilizzare l'applicazione per riconoscere la bicicletta e ricongiungere la proprietaria. Vai avanti. I quattro prodotti sinteticamente sono quattro prodotti diversi. Si parte da un prodotto base, quello che vedete sulla slide, che ha un QR code, un codice a vista, e che ha delle caratteristiche particolari che è molto difficile da rimuovere, per poi arrivare questo qui, per esempio, ha le stesse caratteristiche del primo, ma lascia un'impronta qui sulla bicicletta. Quello successivo è un prodotto che protegge, diciamo, sostanzialmente tutte le singole componenti della bicicletta. Quindi se io ho un manubrio piuttosto che delle ruote particolari che mi sono costati diversi soldi, posso comunque dimostrare quella ruota o quel manubrio. Praticamente questo è un pennarello che una volta usato va a rilasciare delle nanocomponenti. Esatto. Che riportano il codice o il univoco per la bicicletta. Esatto. E questo qui è quello che stai parlando, che dura 6 mesi e che viene inserito dentro nel telaio. Esatto. Quindi una scelta senza il codice fiscale. È una scelta senza codice fiscale, che è, a differenza di quello che viene fatto oggi in Italia, perché ci sono moltissime situazioni dove la bicicletta viene marchiata con il codice fiscale, viene fatto con una macchinetta punzonata con una macchinetta, dove io devo prendere un appuntamento, andare in un ufficio, portare la bicicletta, perdere del tempo. Di solito ovviamente sono nelle ore lavorative, non è certo sicuramente la sera, dopo pranzo, piuttosto che il weekend, e quindi non è scalabile, nel senso che si possono fare un certo numero limitato di biciclette al giorno e oltre non si va. Finché il problema rimane limitato a un numero piccolo, cioè se la soluzione, diciamo, è montata su un numero piccolo di biciclette, il problema rimane. Quindi noi invece vendiamo prodotti sia online che tramite i rivenditori di biciclette, che tramite i produttori direttamente in produzione, quindi in OEM, sia eventualmente poi nel futuro stiamo lavorando per vendere anche tramite l'assicurazione, la cosa diventa un po' molto più organica e molto più, diciamo, diffusa, e probabilmente si arriva molto prima a una soluzione, diciamo, che abbia un peso. Per questi sono un po' quelli che sono sì, diciamo che, voglio dire, tutto lo smart, le nuove tecnologie dovrebbero essere tramite il link anche per potenziare poi questa cosa. Ecco, visto che non è per togliere spazio, ma poi ci sono ancora gli interventi, ecco, venendo stasera in un comune come San Donato, io non so se tu hai già iniziato, diciamo, qualche discussione, mi hai detto che hai iniziato a discutere con Milano. No, con Milano ci parliamo dall'inizio, io sono di Firenze, però fin dall'inizio abbiamo cominciato a parlare con Milano. Invece un comune come San Donato, state parlando? No, in realtà devo essere sincero, no. Ok, nel senso un piccolo suggerimento,
parla o fai qualcosa, perché ti sto dicendo non so poi come andrà avanti, ma è un problema, visto che io credo nella, noi di Digital Network crediamo nella soluzione di Web B, provaci, ecco. Quindi stasera, come sono andati, ti diciamo questo. C'era un assessore del comune, non lo vedo più, bene. E niente, io ti ringrazio per essere venuto, ci ha fatto molto piacere, perché è un problema molto importante.